Italia qui con De Chiara. Dopo un primo tempo dove vedeva 4-0 in vantaggio nella finale, siete fatti recuperare 4-3, un secondo tempo ancora da giocare. Luigi che è un po' mollato dopo il buon vantaggio, però ce la potete fare. Sì, sì, speriamo che non abbiamo, siamo calati sul 4-0, poi siamo calati, siamo rilassati un attimo. Speriamo di riprendere bene questo secondo tempo. Bocca al lupo per il secondo tempo, andiamo a parlare ora con i giocatori della formazione. Ciao ragazzi, eccoci qui nel post partita del torneo Super 5, la gara New Generation contro Cancelletto, 32 Cancelletto, anonimi anche. Hanno perso gli anonimi per 8-4 contro una buona New G, però che nella fase centrale della partita, più sul finale del primo tempo, è calata un po'. Migliore del match Mario Iovine, a cui concediamo la nostra medaglia, il nostro premio. Migliore dei suoi Andrea Ciachi Esposito. Andrea, una buona prestazione dei vostri, però a sprazzi, soprattutto sul finale poi avete mollato. Vabbè, sì, abbiamo giocato bene, diciamo, la parte centrale del match, quando abbiamo un po' carburato, ci siamo un po' capiti. Era tempo che non giocavamo insieme. Comunque niente, poi nel finale, gli ultimi 5 minuti, quando loro sono andati sul più 2, ci siamo lasciati andare, perché comunque eravamo stanchi, soprattutto io molto stanco, ho corso molto. Però comunque una buona gara, dai, va bene per le prossime, magari ci rimettiamo un po' in sesto con la testa. Sicuramente, dovete collaudarvi di nuovo da capo praticamente, sì, perché sì, comunque sì. Tu, Carmine, Biagio, Maurizio, giocavate insieme da parecchio, come detto. Comunque Andrea, va bene, in ogni caso, se è visto buon gioco, vuol dire che questa squadra, se vuole, può dare fastidio se, a chiunque. Se vogliamo, la capolista. Sì, se vogliamo possiamo, però dobbiamo entrare un po' più in forma, andare un po' più in carburazione prima e cercare di giocarcela già dai primi minuti. Sin da subito. Sì, sì, sì. Perfetto, complimenti Andrea Esposito, in bocca al lupo agli anonimi. Mario, ottima partita per voi, c'è sempre però quel momento che secondo me nelle prossime partite, le partite importanti, nella fase finale, dovrete evitare, perché vi potrebbe costare caro quel momento di calo. Che ne pensi? Sì, come hai detto tu, all'inizio abbiamo giocato bene, poi dopo la fase centrale della partita siamo calati come sempre. Ci sconcentriamo e loro stavano recuperando, hanno fatto 4-3. Che siete andati sul 4-0, ricordiamo, e là vi siete adagiati un poco. Infatti loro stavano, mano a mano stavano carburando e quindi stavano recuperando la partita. Hanno rischiato di pareggiare su 4 pari perché si sono mangiati praticamente un gol, potevano andare su 4 pari, là la partita probabilmente sarebbe cambiata. Non possiamo dire sicuramente che la New G è una squadra che perde le partite di mano, però là comunque sarebbe cambiata la partita. Sì, sì, sarebbe cambiata sicuramente. E osservate, speriamo che anche se stiamo vincendo 4-0. Quindi è solo concentrazione, sì, per sì, te. È concentrazione. Che poi forma fisica ce l'avete, il gioco ce l'avete, non vi manca niente. È solo concentrazione. Forma fisica ovviamente scudiamo Angelo Scutto, che è proprio l'antitesi della forma fisica. Comunque Mario, complimenti, di nuovo un'altra medaglia per te, una partita che stavate perdendo di mano, però siete riusciti a recuperare, dedicala a qualcuno. Alla mia ragazza, Serena. Perfetto, io la dedico quindi alla sorella di Angelo Scutto. Ce l'ha? Gentile, allora la sorella di Giovanni Cetti. Un abbraccio, in bocca al lupo, ciao alla New Generation, ciao.